Bene, dottor Spina, buongiorno. Pronto per la verba registrazione? Ecco, dottor Spina, intanto se ci vuole illustrare lei quale incarico ricopre adesso, alla Corte, anzi più che altro. Attualmente ricopro l'incarico di responsabile di un servizio, che è il servizio per il contrasto dell'estremismo e del terrorismo interno, nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. È una direzione che appartiene al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e tratta appunto tutto quello che concerne l'antagonismo, eversione, terrorismo, attività informativa e quant'altro. Grazie, dottor Spina. Da quanto tempo occupa questo incarico? Questo incarico lo rivesto dall'ottobre del 2017. Ecco, dunque andiamo Quindi lei è subito. depositario anche di tutti gli archivi, insomma, in questa materia? No. Beh, no, No, depositario degli archivi no, ma perché comunque ha accesso agli archivi. ho accesso agli archivi. Ecco, dottor Spina, lei ricorda nel luglio 2018 venimmo alla direzione centrale, per l'acquisizione di alcuni documenti. Ecco, intanto, prima di illustrare alla Corte le operazioni svolte in quella sede, volevo mostrarle il documento Artigli, quello che è stato oggetto della testimonianza del capitano Sgarangella. Ecco, le chiedo questo come prima domanda. Su questo documento, questo appunto, se intanto riconosce la firma dietro, di chi è quella firma? Sì, Parisi all'epoca era il nostro capo della polizia, non ero ancora in polizia io, ma sì, La firma, guardi pure la Corte quando il prefetto risponde. Parisi era già il nostro capo della polizia. Ecco, invece il direttore della direzione centrale. All'epoca il direttore della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione era il dottor Umberto Pierantoni. Pier Antonio. Bene, la prima domanda che le voglio fare è questa. Su quel documento c'è la posizione di una classificazione riservatissimo. Ecco, se vuole spiegare alla Corte che cosa significa questa dizione. Beh, riservatissima una classifica di sicurezza che però deve corrispondere a dei paradigmi che sono stabiliti dalla legge. Io ho preso cognizione, come altri del mio ufficio che hanno operato la ricerca di archivio nel 2018 con la Procura Generale, su richiesta della Procura Generale di Bologna. Quindi abbiamo preso cognizione in quel momento di questo documento dove c'è questo timbro riservatissimo, ma non è accompagnato da numeri, quindi non riveste tutti i crismi della classifica, del documento classificato. Tant'è che ci sono poi venuti dei dubbi e abbiamo chiesto alla Segreteria di Sicurezza che ci ha confermato che il documento È non autentico. era da considerare riservatissimo, Non insomma. era da. Non era da considerare riservatissimo, pur essendogli la stampigliatura, però questo era il documento in cui noi lo abbiamo trovato, perché poi c'è stata l'acquisizione. Dove l'avete trovato? Dove era inserito? Allora, questo Non documento so se l'avrebbe chiesto. era stato argomento di un'attività della Procura della Repubblica di Roma ed era stato sequestrato nell'aprile del 2017 in quella che era la segreteria del direttore centrale della Polizia di Prevenzione. Nella Era al circostanza, al tempo? Chi era al tempo? tempo nel 2017 era È stato sequestrato lì presso la sua. non il suo ufficio, la segreteria del direttore che si tramandava, diciamo, gli atti da direttore a direttore. E in quel momento, credo che era il momento del trapasso tra il prefetto Ferrigno e il prefetto Andreassi.
Comunque, ecco, questo documento venne trovato e sequestrato dalla Procura di Roma insieme ad altri documenti presenti, altri faldoni presenti in questa segreteria del direttore centrale. E venne sottoposto anche ad una preliminare, diciamo, lettura da parte di un team di consulenti all'epoca nominato da parte della Procura della Repubblica di Roma. Ci fu poi un verbale di sequestro da parte della Procura di Roma, demandando la direzione centrale della Polizia di Prevenzione stessa alla conservazione degli atti a disposizione di eventuali richieste dell'autorità giudiziaria. E a seguito di questo noi abbiamo trovato, diciamo, su indicazioni anche che provenivano poi dalla Procura Generale di Bologna, abbiamo trovato tutto questo carteggio, abbiamo visionato questo carteggio e è stato trovato questo appunto in un fascicoletto su cui frontespizio era apposta l'annotazione visita dell'avvocato Dean. Ci arriviamo. Volevo una precisazione su questo punto. Ecco, lei ricorda l'epoca in cui la Procura di Roma sequestrò questo documento e poi lo dissequestrò restituendolo agli uffici della direzione centrale? Abbiamo trovato un carteggio, proprio una nota della Procura di Roma, e il dissequestro credo che risalga al novembre del 2000 e, Prego. Novembre? Del 2000 e siamo 90, guardi, no, 1997. Ecco, novembre 1997. Mentre invece il sequestro era dell'aprile 1997. 96-97. Questo è il documento con cui viene restituito? Sì, ecco, diciamo. Sì, comunque, ecco, 24 aprile 97 il sequestro e poi il 19-11-97, ecco, il dissequestro, però con l'obbligo di mantenerlo in custodia per eventuali, diciamo, esibizioni. E consideriamo che non era soltanto questo il carteggio, ma era, ecco, un'immensa mole documentale. Che era buona parte degli archivi cosiddetti riservati, trovati in via Appia, in altre parti. Ecco, infatti le faccio questa specifica domanda. Questo documento fu sequestrato dalla Procura di Roma nell'ambito del procedimento 15111, se non sbaglio, cioè in alto c'è il numero di RG. Sì, sì, 15111/96. Ecco, aveva ad oggetto questo sequestro solo questo documento oppure un complesso di documenti? Beh, come si può anche leggere qua, riguardava anche locali dell'archivio deposito di Circonvallazione Appia, caserma Davide Campari, uffici della segreteria, ed è quello a cui mi riferivo, e della segreteria di sicurezza della direzione centrale della Polizia di Prevenzione, stanza 19 dell'archivio del ministro. Ecco, quindi era una mole di documenti importante, non era solo questo documento, ma assolutamente, diciamo, si trattava di una mole di documenti della circonvallazione Appia, dell'archivio esatto, il famoso archivio della circonvallazione Appia di cui diciamo parleremo e su cui c'è stata poi una perizia anche da parte della Procura di Roma. Esatto, c'è stata, come dicevo prima, un team di consulenti nominati alla Procura di Roma. Che tipo di consulenti? Che tipo di perizia fu fatta? Perizia archivistica e anche sul contenuto dei documenti, ritengo, perché... Presidente, faccio una domanda al test se lo ricorda. La perizia, vennero sequestrati questi documenti perché, come ha detto lei, era l'archivio di via Appia, ha detto anche archivio Russomanno, se non sbaglio. Guardi, questo, mi scusi, era quindi l'indagine riguardava la regolarità del modo con cui erano stati archiviati e tenuti questi documenti. Sicuramente riguardava anche questo, perché il carteggio, ecco, questo appunto che ho sotto gli occhi adesso, è un appunto che non si trova guardando, diciamo,
resoconto dell'archivio, una ricerca d'archivio. Era un appunto custodito di cui insomma soltanto pochi potevano averne. Cioè non stava nel posto dove avrebbe dovuto essere. Non stava sicuramente, qui si parla di Gelli, nel fascicolo di Gelli. Grazie. Per chiarire, Presidente, vengono sequestrati numerosissimi documenti in questo archivio di cui nessuno sapeva l'esistenza, questo archivio in via Appia, perché non doveva, non era l'archivio ufficiale. Questo nel 96, nel 96. Quindi sono migliaia e migliaia di documenti e l'indagine romana riguardava come erano stati classificati questi documenti e se era stato e se era corretto quel modo di tenerli. Questo era l'oggetto della. Certo, quindi, esattamente. Come diceva il collega, qui abbiamo uno stralcio della perizia disposta su tutta la documentazione di circonvallazione Appia e l'oggetto della perizia era proprio la corretta detenzione sotto il profilo archivistico dei documenti e quindi non riguardava il merito di questi documenti. Questa la produrremo al termine dell'udienza, sarebbe stata la prossima domanda per il dottor Spina. Ecco, lei se prende questi documenti, ecco, diamo atto che si esibiscono al testimone lo stralcio della perizia Carelli e se mi conferma che questo documento, questo stralcio della perizia era presso il vostro ufficio. Sì, l'abbiamo trovata anche per mettere in condizioni la Procura Generale di comprendere il meccanismo che anche per me era un po' complicato capire fino in fondo. Certo, leggendo la perizia poi ho compreso come erano stati suddivisi e soprattutto dove era stato trovato questo appunto a firma riservatissimo. Ecco, senta dottor Spina, torniamo al 13 di luglio quando venimmo noi presso i vostri uffici. Si ricorda la documentazione che era conservata presso il vostro ufficio? Qual era? Di che cosa si trattava? Se non se lo ricorda l'aiuto io. Con riferimento a questo appunto, noi abbiamo trovato questo fascicoletto con l'annotazione, come dicevo prima, visita dell'avvocato Dian 14 luglio, credo, non ricordo per il mese, ottobre. 14 ottobre, perché poi l'appunto è del giorno successivo, 14 ottobre e siamo nell'anno 1987 e in questa cartellina vi era l'originale di questo appunto firmato in originale dal prefetto Parisi e una copia di questo stesso appunto senza firma. Si fermi che esibisco i documenti. Ecco, c'era questo biglietto da visita nel fascicoletto? Si dato che viene mostrato il biglietto da visita dell'avvocato Dean. Confermo, vi era anche questo biglietto da visita dell'avvocato Dean. Questa è la minuta a cui lei ha fatto riferimento? Eh sì, perché era senza firma questa, non ricordo. Ecco, senta, questa documentazione fu da noi acquisita poi quello stesso 13 luglio del 2018. Okay? Originale, nei passi. In quella stessa sede noi conferimmo la delega per capire se presso altri uffici erano depositati questi documenti e soprattutto se quale attività era stata svolta di comunicazione alle autorità competenti di questa nota del dottor Parisi. Allora, anzitutto in questa cartellina sono stati trovati solo questi due appunti, l'originale è un altro non firmato e null'altro. Abbiamo guardato in tutto questo faldone, non è stato trovato null'altro. Per rendere la ricerca esaustiva abbiamo esteso la ricerca anche in altri uffici dipartimentali e anche alla Questura di Roma per comprendere se questo appunto
avesse avuto un seguito. La Digos di Roma ci ha risposto negativo, il Dipartimento Segreteria di Sicurezza del nostro Dipartimento ha risposto in maniera negativa, la Segreteria Speciale del Ministro dell'Interno invece ci ha risposto e ha diciamo inoltrato a noi alcuni appunti che aveva trovato e ritenuti diciamo in un certo qual modo contigui a questa, a questa vicenda di questo appunto. E il carteggio a noi trasmesso dal gabinetto del ministro poi lo abbiamo inoltrato con un'informativa all'autorità, alla Procura Generale di Bologna. Ecco, questa è la sua nota, così se vuole riferire nel dettaglio che quali documenti furono trasmessi dalla Segreteria Speciale del Gabinetto del Ministro. Abbiamo dato che mostriamo la nota del dottor Spina datata 6 novembre 2018 in esecuzione della delega 13 luglio 2018. Grazie. Sì, sì, certo. Allora, qui dicevo, se il Dipartimento non ha trovato nulla, la Questura di Roma specifichiamo che non ha trovato documentazione, la Segreteria Speciale del Gabinetto del Ministro ha trasmesso copia di un carteggio che è un appunto per l'onorevole signor Ministro datato 13 ottobre 87 firmato dal signor Capo della Polizia. Sì. Un appunto sempre per l'onorevole signor Ministro datato 12 ottobre 1987 firmato dal signor Capo della Polizia. Un appunto per l'onorevole signor Ministro datato 3 ottobre 1987 firmato dal signor Capo della Polizia. Una nota della DCPP, si intende Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, c'è il numero della nota, datata 10 giugno 87, avente oggetto Gelli Licio, nato a Pistoia il 21/4/19, latitante, indirizzata al Gabinetto del Ministro, Segreteria Speciale, firmata dal signor Capo della Polizia. Bene. Ecco, allora io le faccio una specifica domanda su uno di questi documenti, poi guarderemo anche gli altri. Quello del 12 ottobre 1987, che le faccio vedere. E anche questo è un appunto per il signor Ministro, se vuole poi leggerlo alla Corte. Appunto per onorare il signor Ministro, la firma la riconosco è quella del prefetto Parisi, allora capo della Polizia. A seguito di sua richiesta, alle ore 19 del 13 corrente, l'avvocato Fabio Dean sarà ricevuto dal direttore centrale Polizia di Prevenzione nell'ufficio ministeriale. Sembra che, fra l'altro, il legale desideri sollecitare la emissione del passaporto in favore del figlio di Gelli, Raffaello, che ha a carico alcune pendenze penali in sedi diverse. Per notizia della signoria vostra onorevole, credo con riserva di ulteriore riferimento. Ecco. Quest'ultima parte è scritta a mano. Esattamente, quindi questo è datato, questo documento. 12/10/1987. Ecco. Ecco, quindi da qui diciamo, si comprende che c'era stata una richiesta di appuntamento da parte sì. dell'avvocato Dean, che poi avverrà su questo specifico tema in data 14 con l'appunto del 15. Esatto, sì. Questo è il quadro. Ecco, con riferimento invece agli altri documenti che le ha trasmesso l'ufficio di gabinetto del ministro, si tratta di documenti che adesso le faccio vedere, questi non li illustriamo perché hanno ad oggetto temi diversi. Ecco, il primo è datato 13 ottobre e fa riferimento diciamo, a dei contatti del giudice Tremblay, se le ricorda, glielo faccio vedere il documento. Sì,
mi ricordo soprattutto. Se vuole brevemente illustrarlo, ma giusto sì. Per di che cosa si tratta? Una sintesi di quello che stava succedendo in Svizzera, perché evidentemente vi era un processo in corso finalizzato all'estradizione verso l'Italia di Ciogelli. Il giudice che si occupava di questa cosa era questo giudice istruttore Tremblay, che all'epoca era evidentemente argomento di una polemica con un periodico che si chiama L'Hebdo, perché questo periodico riferiva che il giudice Tremblay si fosse incontrato in Brasile con Gelli mesi prima. E quindi c'era questa campagna diffamatoria nei confronti del giudice che curava l'estradizione, e questo è un appunto per il ministro che è datato 13 ottobre 87. Invece quegli altri documenti a cui lei ha fatto riferimento attengono alle ricerche di Gelli, se non vado errato, durante la sua latitanza. Ci sono, evidentemente sì. Ecco, la latitanza precedente o successiva? Beh, Gelli fu arrestato, se mi dai il documento, così glielo trovo. Eccolo qui, sono tutti datati del giugno 87, quando Gelli era ancora latitante. Ci sono delle informazioni sui luoghi dove poteva trovarsi, finché poi dopo venne arrestato e si intraprese la procedura estradittiva. Questo è il quadro. Sono documenti che comunque produrremo, se vuole sfogliarli e riconoscerli come documenti pervenuti dall'ufficio di gabinetto del ministro. Allora, questo che sto esaminando adesso è un documento che come protocollo reca 224/B ed è il protocollo utilizzato dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, come si può evincere anche dal timbro che ha posto in calce al documento. È una nota del 10 giugno del 1987. Quindi giugno 87. Giugno 87. Sì. E si dice, è indirizzata al gabinetto del ministro servizio speciale, comunica di aver appreso che il latitante di Ciogelli si troverebbe in Francia, in località Saint-Jean-Cap-Ferrat. Benissimo. E quindi ci sono poi indicazioni sulle attività di ricerche che vengono fatte, e anche sottolinea la collaborazione della polizia francese. A quella data si dice che appunto le indagini sono tuttora in corso e si fa riserva di riferire ogni utile notizia al riguardo, e siamo al 10 giugno 87. Benissimo, se non lo vuole restituire, grazie. Ecco, senta, quindi tornando al nostro documento Artigli, che è quello che più interessa questo procedimento, il documento che le risulti fu trasmesso all'autorità giudiziaria? Ai nostri atti non risulta. Sì. È stato notiziata qualche altra autorità rispetto al documento Artigli? Guardi, noi abbiamo fatto la richiesta al gabinetto del ministro, alla segreteria del dipartimento e alla questura di Roma, e la risposta è stata negativa. Ecco, quindi questo documento possiamo dire che fino al 96, quando la procura di Roma lo sequestrò, è rimasto presso la direzione centrale. Ritengo di sì, non mi risulta una cosa diversa. Dove poi dopo l'abbiamo ritrovato nel 2018, quando nel 2018, siamo venuti. Esatto. Ecco, le faccio quest'altra domanda. Lei prima ha detto che l'ufficio era diretto dal dottor Pierantoni nell'87. Sì. E quindi quella minuta, cioè quell'appunto non firmato dal prefetto Parisi, che è identico a quello firmato dal prefetto Parisi, fu redatto dal dottor Pierantoni, presumibilmente, ovviamente.
Non ci sono sigle, però lui parla in prima persona, nel senso che il direttore, il capo della polizia riferisce che il direttore centrale della polizia di prevenzione ha ricevuto l'avvocato Dean, quindi si presume che lo abbia, diciamo, se non redatto, scritto a macchina lui direttamente, lo abbia comunque sicuramente condiviso. Ecco, le faccio quest'altra domanda. Il documento datato 15 ottobre 87 è l'ultimo cronologicamente di tutti i documenti conservati sia presso la direzione centrale che presso l'ufficio di gabinetto relativamente a questo fascicoletto di Gelli. Sì, perché effettivamente anche il gabinetto del ministro ci ha trasmesso appunti, l'ultimo dei quali è datato 13 ottobre 1987, quindi bene. Senta, l'ufficio della direzione centrale dove lei lavora, in precedenza come si chiamava? Prima che diventasse, qual era la denominazione? Ci fa questo excursus perché è importante capire chi lavorò presso quell'ufficio. Ha avuto varie denominazioni. Prima era Ispettorato per la lotta contro il terrorismo, prima ancora Ufficio Affari Riservati. Esattamente, quindi Ufficio Affari Riservati, Ispettorato per la lotta contro il terrorismo e poi Servizio di Sicurezza, se non sbaglio. Poi UCIGOS, e da UCIGOS adesso con la riforma della Polizia di Stato, che è dell'aprile 1981, ha assunto l'attuale denominazione Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Quindi possiamo dire che l'attuale Direzione Centrale attraverso UCIGOS e Ispettorato è figlia del vecchio Ufficio Affari Riservati. Diciamo che l'ufficio è quello, nel senso che abbiamo ereditato anche il carteggio che all'epoca custodiva. Era, quella, sì. Bene, quella domanda è la rilevanza, lo spiego per la Corte, è che in quel documento l'avvocato Dean esordisce dicendo che questo ufficio può fare molto per valutare la posizione di Gelli. Siccome era l'ufficio affari riservati, l'ufficio affari riservati era stato diretto da D'Amato, dal dottor D'Amato per molti anni. Lei sa i dirigenti che si sono succeduti da D'Amato a Pierantoni? Gli ultimi, dopo Amato, nell'ordine no. So che all'epoca dell'Ispettorato Antiterrorismo vi era Santilli. Diciamo ha dato un impulso considerevole nella lotta contro il terrorismo proprio con le sue squadre. Dopo non so se c'è stato per un periodo Fariello. Vabbè, comunque se non lo sa bene, credo che sia di facile accertamento. Facilmente, anzi, se posso anche fare una nota illustrativa se occorre. Vabbè. Bene, io per il momento non ho altre domande. Se mi vuole dare i documenti, Presidente, al termine dell'udienza o la volta prossima depositeremo sia il fascicoletto che abbiamo trovato il 13 luglio presso la direzione centrale con tanto di verbale di acquisizione, sia il rapporto, la nota di trasmissione del 6 novembre 2018 con cui diciamo, ci trasmettono quello che è stato trovato presso la segreteria del Ministro. Tutti i documenti a cui ha fatto riferimento il dottor Spina. Grazie, dottor Spina. Bene. Prego, avvocato, quando vuole. Avvocato Spellanzoni, difesa di parte civile, buongiorno dottor Spina, le chiedo due precisazioni su quanto lei ha già deposto. Ci ha parlato in apertura della sua deposizione della classificazione riservatissimo e all'uso a parametri previsti dalla legge. Ecco, può riferire alla Corte quali erano all'epoca di questa classificazione e se c'è continuità, magari, ecco, io questo non lo so, sulla classificazione di riservatezza e con questo superlativo assoluto, ecco, riservatissimo.
Allora, il carteggio classificato presenta una graduazione, va da riservato, riservatissimo, segreto. E nel corso degli anni è sempre stata utilizzata lo stesso tipo di, diciamo, classifica. La classifica riservato, riservatissimo, segreto, segretissimo, quello che è, viene accompagnata da un numero di protocollo. Il numero di protocollo viene fornito dalla segreteria di sicurezza di quell'ufficio. Noi come direzione centrale della Polizia di Prevenzione abbiamo una, appunto, un ufficio segreteria di sicurezza. Quando bisogna inoltrare un carteggio con una classifica di riservatezza, sia esso riservato, riservatissimo, che hanno modalità poi diverse di diffusione, si chiede il numero, viene fornito dalla sede di sicurezza e il numero viene stampigliato sul documento stesso. Nella circostanza manca questo riferimento, quindi è stato messo il timbro riservatissimo, probabilmente per far comprendere la natura, diciamo, delicata, di non sensibilità a tutti del documento, ma non rappresenta, e questo non lo dico io, ma me lo sono fatto attestare all'epoca proprio da chi tratta la segreteria di sicurezza, non ha i criteri che minimi per essere considerato documento classificato. Ecco, quindi in sostanza la ratio di questa verifica che ha compiuto nel 2018 è quella di rendere, capisco bene, ostensibile questo documento, è così? Di comprendere bene se effettivamente fosse o meno ostensibile, perché nel momento in cui la segreteria di sicurezza mi dice questo non è, diciamo, un documento vero e proprio classificato, per me è già ostensibile. E comunque, oltre a questo, da parte della segreteria del dipartimento è stata apposta la classifica, la declassifica dello stesso, proprio per questo motivo. Certo, quindi la ratio, diciamo, di questa verifica era, nell'attualità dell'investigazione, capire la natura, esatto, di questo documento. Ecco, la carenza dei codici a cui ha fatto riferimento, dei numeri proprio. Dei numeri, ecco. Implica, me lo chiedo e glielo chiedo, la non conoscenza all'epoca di questa stampigliatura di riservatissimo, del non inserimento del documento in un qualche, diciamo, schedario, archivio, raccolta di documentazione, cioè i numeri in sostanza danno un'identità tracciabile normalmente al documento e la carenza dei numeri impediscono questa tracciabilità? Allora, la posizione del numero va ad essere annotata in un registro che all'epoca sicuramente era cartaceo, e in questo registro poi si specifica il contenuto della nota, si specifica il destinatario o quant'altro, e quindi va ad essere il documento incanalato verso un'archiviazione, diciamo, corretta. Ufficiale, ecco, diciamo, ufficiale, verificabile. Ecco, l'assenza di questi numeri non determina l'annotazione per converso in questo registro. Esatto, se io vado a trovare, vado a ricercare qualche elemento per trovare questo documento, non lo trovo perché non è protocollato. E non ha seguito l'iter ordinario di protocollo, appunto, come documento. Tuttavia la classifica all'epoca che fu data fu riservatissimo, quindi aveva, diciamo, questa identità particolarmente, diciamo, protetta, è così, capisco bene? Non so sulla base di quali criteri all'epoca è stato messo quel timbro, però probabilmente come dice lei. Ecco, poi le chiedo, ha fatto riferimento alla perizia prima sulla documentazione dei vostri uffici, e ha affermato che ha compreso come erano stati suddivisi, leggendo la perizia, i documenti dell'ex UAR, ho capito bene, quelli di Via Appia in sostanza? Nel senso che guardando, leggendo quella parte della perizia, ho compreso che lì si fa riferimento, nello specifico per quanto riguarda poi questo carteggio, a quanto sequestrato dalla Procura di Roma nella stanza 8, che è la segreteria che era la segreteria del direttore, e nella stanza 9, che era la segreteria di sicurezza, e fa riferimento poi a due scatoloni dove erano contenuti i fascicoli della segreteria del direttore.
In questi due scatoloni poi vi erano dei faldoni, fra cui un faldone dove è stato poi trovato questo fascicoletto. Direttore che era il dottor Umberto Pierantoni all'epoca. Nell'87, sì. Perfetto. Ecco, le chiedo come ha avuto notizia, anche per ragioni di ufficio, circa l'organizzazione che la DCPP aveva nel periodo successivo, cioè nella fase in cui eredita l'UAR, gli affari riservati, cioè in epoca successiva, come viene organizzata la DCPP a livello proprio strutturale di uffici? Beh, come erano ubicati nel dettaglio gli uffici? Non tanto ubicati, proprio organizzati dal punto di vista degli organigrammi. A livello di organizzazione, lo so per averlo letto sui libri più che altro, insomma, dopo l'ufficio affari riservato venne ristrutturato completamente, tutto quanto tutto l'ufficio proprio, si creò l'ispettorato per l'antiterrorismo che era diretto da Santillo. Questo lo ricordo perché ho letto più di una circostanza che aveva dato un impulso molto operativo, diciamo, all'attività, ed eravamo in pieno terrorismo brigatista, quindi siamo intorno al 75-76, ecco, questi anni qua. Successivamente, dopo Santillo, non ricordo onestamente chi fu il direttore centrale, però l'ufficio subì altre trasformazioni, altre denominazioni, per un periodo assunse anche la denominazione servizi di sicurezza, per giungere poi a fine anni 70 alla denominazione UCIVOS, e quindi con il 10 aprile del 1981, questa data la ricordo perché è una ricorrenza che per noi la Polizia di Stato è molto importante perché segna la nostra riforma, quindi il 10 aprile 81 assume la denominazione Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ecco, che ancora adesso abbiamo. Lei ha notizia di funzionari che si occupavano all'interno della DCPP del terrorismo di estrema destra? I nomi, per esempio, D'Agostino, De Luca, Miglioni e Nevola, le dicono qua? D'Agostino sì, perché se non sbaglio ha rivestito anche l'incarico poi di direttore esattamente, sì. De Luca, Miglioni e forse Nevola. Nevola, Miglioni e De Luca. Miglioni l'ho sentito, ma onestamente non li ho mai conosciuti. Ecco, agli affari generali il dottor Fanelli ricorda di aver trovato anche atti. Il nome sì, sicuramente l'ho sentito, ma insomma non mi vengono in mente adesso. Ecco, le chiedo che rapporti diciamo vi sono a livello istituzionale o vi sono stati a livello di struttura, di relazioni fra uffici, fra la DCPP e il SISD? Ci sono rapporti assolutamente istituzionali, sono quelli regolati diciamo dalla legge, peraltro in questo momento storico condividiamo anche un ufficio che si chiama Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, che è composto da funzionari dai dirigenti dei servizi di intelligence, dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, da dirigenti ufficiali del Comando Generale dell'Arma e del Comando Generale della Guardia di Finanza, nonché del DAP, e questo per dirle che sono rapporti ormai consolidati, e la casa è appunto, come dice la parola, Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, il luogo dove vanno ad esaminarsi quelle che sono le minacce, le singole minacce in questa materia. Ecco, facendo un passo cronologicamente indietro, nel 78-80 vi erano rapporti istituzionali per quanto di sua contezza fra la DCPP e il SISD? Guardi, sempre per averlo letto posso dire che il SISD si è costituito in quei mesi, nei primi mesi del 1978, penso che la legge istitutiva sia di qualche mese precedente. Sì, l'801-77. Quindi quello che so è che all'epoca venne iniziata una fotocopiatura dei fascicoli che stavano
al loro ufficio, insomma, nostro, verso a favore del SISDE, anche per offrire, diciamo, una continuazione informativa. Quindi erano rapporti sicuramente molto, molto stretti, perché insomma, la materia è quella della sicurezza dello Stato. Ecco, il cosiddetto archivio Russo Manno, in che falde, chiamiamo, le documentali, le identifichiamo, se possiamo identificarle? Guardi, io della Russo Manno non me ne sono occupato. Quindi potrei anche poi riferire delle inesattezze. So che l'archivio Russo Manno, ma per averlo letto più che altro, era costituito da materiale mai protocollato, ma anche da materiale che poi si trovava nella fascicolazione normale, insomma. Molte volte si ha, tra virgolette, l'errato, il vizio di fotocopiarsi la roba che magari va nel carteggio ordinario, poi uno se la tiene in ufficio e viene poi considerato come quasi un altro originale, in realtà sono fotocopie magari. Però ecco, per Russo Manno mi pare che ci fossero anche dei carteggi che erano assolutamente non protocollati. Non protocollati. Però questo sì, per sentito dire, perché non ho mai, sì, diciamo, analizzato, sì, l'archivio. Non mi sono mai occupato di questa cosa. Ripeto, io adesso tratto sì, l'estremismo e il terrorismo e versione interna. Prima ancora ho sempre trattato, mi sono sempre occupato di sinistra, sinistra brigatista, sinistra, ecco, di questa natura, e non ho mai avuto, non ho avuto, ecco, in quel periodo cognizione di quello che è. Ecco, i funzionari, a proposito del terrorismo di sinistra, Bonagura, Borrelli e De Biase, lei li ha incontrati a livello documentale negli archivi della ex? Allora, Bonagura l'ho anche conosciuto, perché è stato anche direttore della direzione centrale della polizia di prevenzione, ma io l'ho conosciuto quando sono entrato in polizia di Stato, perché all'epoca era il direttore della scuola superiore di polizia, quindi l'ho conosciuto in questo senso, ecco. Ero uno studente insieme ad altri colleghi, però a livello professionale non l'ho conosciuto, perché quando sono arrivato in prevenzione il prefetto Bonagura non era più in prevenzione. Perfetto, ho finito, grazie. Dottore, senta, quando lei dice ho letto, l'ho verificato, l'ho studiato, quali sono le sue fonti? Beh, fonti giornalistiche, anche libri sui quali ho studiato. Può dire quali sono, proprio per poter avere un riferimento, non... cioè un derelato deve avere una fonte precisa, insomma. Adesso non le so dire quale pubblicazione specifica. Comunque la lettura corrente dei giornali si fa, la faccio, come, cioè, immagino che i giornali non siano fonti vere e proprie, diciamo, elementi di informazione, ma una fonte di conoscenza oggettiva delle cose che lei ha riferito, che lei conosce, visto che appunto stiamo parlando di una fase lunga, prolungata nel tempo storico. Sì, ma per dire, c'è anche un opuscolo che ha redatto qualche anno fa il prefetto Andreassi, dove vi è la storia anche della direzione centrale della polizia di prevenzione. E lì vengono, diciamo, narrati i vari passaggi. Un periodo? Dunque, intanto, questa fonte lei la considera affidabile, attendibile? Assolutamente, perché il prefetto Andreassi è stato anche nostro direttore centrale, adesso non c'è più, però era un esperto della materia. E copre in che periodo questo documento? Guardi, sicuramente fino a quando siamo diventati direzione centrale della polizia di prevenzione, ma anche il periodo, ritengo che anche lì ci sia indicato il periodo degli affari riservati, queste. Sì, e fino a quando? Questa pubblicazione risale a qualche anno fa, credo. Quanto tempo fa? 15 anni fa, più o meno. Vabbè. O che croce, ecco.
Ecco, solo una domanda, Presidente, sulle sue osservazioni. Lei ha avuto modo di vederla la perizia Carelli o Carella, sono, mi sfugge il nome, c'è cioè quella Carulli, sull'archivio. Eh? Carelli, La, Carelli, Carelli, chiedo scusa. Ecco. Ha avuto modo di vederla, quindi tra le sue fonti di conoscenza c'è sì. C'è anche. anche, sì. C'è Sì, anche, lo perché dica non l'ho pure. letta, sicuramente non l'ho letta tutta, però abbiamo anche diciamo, dato uno sguardo al complesso per trovare poi quegli stralci che interessavano nello specifico alla Procura Generale. Ecco, quindi tra le sue fonti c'è anche questo, quantomeno Sì. la parte di riferimento dei documenti di cui abbiamo parlato oggi della perizia Carelli. Sì. Ok, che adesso produciamo, Presidente. D'accordo. Altre domande delle parti civili? Buongiorno, dottor Perichetti. Buongiorno. Noi ci siamo conosciuti qualche anno fa, il 27 febbraio del 2019, forse anche un po' prima. La Corte sa chi è lei, ma non tutti, ci sono anche i giudici popolari. Le chiederei la cortesia, mentre faccio, dopo aver sentito le mie domande, di rivolgersi alla Corte. Certo. E poi di dire chi è lei adesso, che lavoro ha fatto e di cosa si è occupato, poi arriveremo al crack del Banco Ambrosiano. Grazie. Allora, io attualmente sono presidente della sesta sezione penale della Corte di Cassazione e della prima anche in questo momento. Ho svolto l'attività di giudice istruttore in tempi remoti, cioè dal 1980 all'entrata in vigore del codice nuovo di procedura penale, cioè 1989. Poi ho svolto l'attività di giudice per le indagini preliminari, insomma, poi sono diventato consigliere della Cassazione, poi presidente del tribunale, di un tribunale, poi presidente vicario di sezione e vicario della Corte d'Appello di Milano. Questo è il mio iter professionale. E ripeto, negli anni dall'80 all'89 mi sono occupato tra l'altro di dirigere l'istruzione formale, allora c'era l'istruzione formale del processo penale che è nato dalla dichiarazione di insolvenza del Banco Ambrosiano Società per Azioni. E questa istruttoria è durata, diciamo, dalla morte di Roberto Calvi, che risale al giugno 1982, dalla morte a Londra di Roberto Calvi, fino, diciamo, alla fine dell'88, inizi dell'89, perché poi ci sono stati i tempi di redazione dell'ordinanza di rinvio a giudizio. Poi nell'ottobre 89, ripeto, è entrato in vigore il nuovo rito e io sono andato direttamente a fare il giudice per le indagini preliminari. Grazie, dottor Bricchetti. Quindi lei si è occupato come giudice istruttore del crack del Banco Ambrosiano. Quindi si è occupato anche di Licio Gelli. Senta, noi dobbiamo fare riferimento a un verbale di interrogatorio che è quello del 2 maggio 1988, che è il primo interrogatorio di Licio Gelli. Innanzitutto dal verbale, poi per sua memoria, se la Corte autorizza, possiamo consegnare il verbale al teste per aiuto alla memoria, perché farò delle domande proprio su questo verbale. Ci sono obiezioni? Bene. Ok. Dottor Brichetti, il verbale fu redatto negli uffici della Guardia di Finanza di Milano, del Nucleo di Polizia Regionale. Polizia Tributaria, Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano. Per quale ragione fu assunto l'interrogatorio di Gelli, che era il primo della sequenza di atti che lo hanno contraddistinto,
presso un ufficio della Guardia di Finanza. Cioè la domanda è proprio per quale ragione presso un ufficio della Guardia di Finanza? C'erano motivi organizzativi, esigenze di funzionalità o... Guardi, allora cerchiamo un po' di ricostruire, perché Gelli arriva in Italia, si costituisce per l'esattezza quando l'istruttoria del Banco Ambrosiano è verso la fine, mentre era stato arrestato in Svizzera nel settembre del 1982 per una truffa in danno dell'assicurazione Savoia. Savoia. Dopodiché è iniziata, nel momento in cui l'hanno arrestato, c'è stato un sequestro di fondi e di carte che è stato fatto dal procuratore allora pubblico sotto Cenerino, che si chiamava Bernasconi, perché Bernasconi aveva già aperto, l'istruzione formale era già iniziata del Banco Ambrosiano, e Bernasconi aveva aperto un processo contro Ignotti e poi contro Flavio Carboni per ricettazione di fondi del Banco Ambrosiano. Questo era lo scopo fondamentale in quel momento dell'indagine, e cioè individuare chi avesse ricevuto i fondi provenienti dal Banco Ambrosiano, evidentemente. Poi la cosa è durata a lungo, perché Gelli si è opposto sia alla consegna dei documenti e naturalmente anche dei fondi, che mi pare addirittura si sbloccarono i documenti e non i fondi, perché i fondi non sono neanche nell'86 i documenti, se non vado errato. E poi nel frattempo lui era evaso da Champdollon, dal carcere di Ginevra, e quindi si costituisce dopo un po' di anni, quando probabilmente, non posso dirlo questo, io avevo emesso un'ordinanza, un mandato di cattura, allora si chiamava mandato di cattura, contro Gelli, Ortolani e altri, per naturalmente fatti di bancarotta in danno del Banco Ambrosiano Italia, fatti relativi all'acquisto, a come, diciamo, quella che allora veniva chiamata GOC, Gelli Ortolani Calvi, fosse venuta in possesso della maggioranza del Corriere della Sera, della Rizzoli Editore Corriere della Sera. Quella era il momento. Per cui quando arrivò, io ricordo adesso due interrogatori, per la verità. Uno certamente fatto, se non vado errato, adesso mi pare di ricordare, io ricordo di averlo visto anche nella nostra stanza. E ricordo questo passaggio, ci fu un primo interrogatorio in cui, secondo me, permettetemi questa, mi permetta Presidente, questa opinione personale, venne a sondare il terreno con il suo avvocato, a capire che tipo di domande gli potessero essere fatte. E poi ci fu un secondo interrogatorio, ma nessuno di questi interrogatori sortì, ai fini della nostra indagine, alcun tipo di risultato. Basti dire che la famosa sigla GOC, quando gli venne sottoposta, disse: sì, è vero, la G sono io, la O è Ortolani, la C non lo so, ed era evidentemente Calvi. Sì, vengo in aiuto alla sua memoria, sì. Dottor Brichetti, e ho i verbali sotto mano, quindi non faccio fatica. Il primo interrogatorio si svolge il 2 maggio 1988, quindi stiamo parlando di 6-7 mesi dopo l'episodio del documento Artigli, che è dell'87, questo per la Corte, quando erano in corso le procedure estradizionali.
Il secondo interrogatorio avviene sempre presso il nucleo regionale di polizia tributaria il giorno dopo, il 3 maggio 88, ore... Marzo? Maggio? Maggio 88, ore 15 secondi. Questi sono i primi due interrogatori. Mm-hmm. Le chiedevo... Questo è il 2 maggio, è presso il nucleo regionale di polizia tributaria. Esatto. E poi il 3 maggio alle ore 15, sempre presso il nucleo regionale di polizia tributaria. Le chiedo, c'erano ragioni organizzative per compiere questi atti presso il nucleo? Io questo non lo ricordo. Ricordo però che... era stato l'ultimo atto importante che la Guardia di Finanza aveva depositato, era una relazione, mi pare del settembre dell'anno precedente, sì, molto complessa, che conteneva tutti i diagrammi anche dei flussi, eccetera, eccetera, perché qui... quando si parla di trasferimenti di fondi a Gelli e Ortolani non è così semplice, si tratta di trasferimenti che passano attraverso una serie di conti e di società di vario tipo, insomma. Quindi ogni movimento andava ricostruito in questa maniera, quindi se forse una ragione c'è stata poteva essere legata alle carte. Esattamente. Infatti lei ha citato una relazione di settembre che per la Corte segue quella, la relazione del 15 luglio dell'87 su cui ha deposto il capitano Sgarangella, è il seguito di quella relazione. Bene, e torniamo a quel 2 maggio, al primo interrogatorio di Licio Gelli. Era libero, detenuto, in che stato era? Lui era stato estradato per la truffa ai danni della Savoia Assicurazioni, quindi doveva essere detenuto per altro, lo immagino. No, no. Era per il processo ambrosiano, era libero? Era libero perché era stato liberato a seguito di accertamenti medici, se non vado errato, un collegio di medici, ricordo che era... diciamo presieduto dal professor Lotto, un chirurgo, aveva fatto una relazione che suggeriva gli arresti domiciliari, se non ricordo male, però restò in carcere per un certo periodo, sicuramente a Parma, se anche qui non vado, se non lo confondo con Carmelo. Comunque al momento dell'interrogatorio qui era libero per... Secondo me era libero. In quell'interrogatorio si parlò della nota questione difesa Roma, difesa Milano. Come lei può controllare dal contenuto dell'interrogatorio, la Corte sa, perché è l'oggetto di un documento, furono fatte delle domande. Però non fu fatta nessuna domanda riguardo alla città di Bologna, città che era menzionata in un appunto e della menzionata nella relazione della Guardia di Finanza, quella del luglio 87, in cui si diceva non si sa per quale motivo Bologna è citata. È il documento che abbiamo analizzato, esatto, l'interno. Adesso a questo punto, diciamo, è questo documento che vorrei far vedere al dottor Brichetti, che l'ha già visto, l'ha già visto nell'interrogatorio. Sì. Sì, questo era probabilmente, lui l'aveva quando è stato arrestato in Svizzera. Esattamente, dottor Brichetti. Allora, 82. Nell'82 lui fu arrestato il 13 settembre 82 e aveva addosso, infatti, come si può notare da quel verbale, lei, dottor Brichetti, fa delle domande proprio su quel documento, precisando che Gelli lo aveva addosso al momento del suo arresto. No, controlli anche lei, dottore, no, sicuramente della memoria. Però le dico anche una cosa. Faccia finire. Gelli riconosce come proprio quel documento, in quel verbale, quindi come documento scritto di proprio pugno. Allora, dottor Brichetti, lei prima di quel 27 febbraio 2019, cioè il giorno in cui è stato interrogato da noi,
quel documento che adesso ha in mano, che è una copia fedele dell'originale, un documento a forma di libretto, l'aveva visto in quella forma, in quella veste? O... Proprio io stavo dicendole proprio questo, che io sicuramente questi dati li ho tratti dalla relazione, non li ho tratti dal documento specifico. Anche se è stato poi mostrato, lei mi sta dicendo che è stato mostrato a Gelli poi questo documento? Sì, come lei potrà notare, dottor Brichetti, tra gli allegati della, del verbale di interrogatorio, primo allegato proprio, è il documento oggetto di interesse di quell'interrogatorio. Però è allegato soltanto la parte interna, non è allegata. Non è allegato il frontespizio, cioè il titolo del libretto. Qua dietro? No, questo Bologna scritto dietro? Sì, quello è il titolo del libretto, cioè sostanzialmente. Sì, sì. Sì, sì. Se lei vede l'allegato, il primo allegato del verbale... Che pagina è? Foglio? È a pagina 10, diciamo, dopo foglio 9. Ah, sì, 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 viene allegato questo. Esatto. Sì, sì. Era uno dei movimenti, insomma, che ci avevano incuriosito, evidentemente, perché ripeto, a noi interessava, qui parliamo di 80 milioni di dollari dell'epoca, solo per Gelli, finiti su conti o società a lui riferibili, e a noi naturalmente interessava più la fonte che non come li spendesse, insomma. Ecco, certamente, questo... sì, grazie di questa, la ringrazio di questa precisazione, ma torniamo al documento. Come vede, allegato al verbale, non so se lei è arrivato alla pagina dell'allegato, allegato al verbale non c'è il frontespizio dell'appunto Bologna. E non fu fatta alcuna domanda sulla città di Bologna. Ah, sicuramente. Ecco, io le ripeto la domanda. Questo documento nella sua forma originale, cioè a forma di libretto che si apre in quattro scomparti, l'aveva mai visto così lei questo documento prima del 27 febbraio 19 quando noi gliel'abbiamo mostrato? Noi l'abbiamo preso la Io in originale francamente non ricordo... di averlo visto, in originale non ricordo di averlo visto, in particolare non, sarebbe stato così, era così no? Io così non l'ho mai visto di sicuro, anche perché così io non l'ho mai visto, in questa non mi avrebbe detto nulla, me le confesso, non mi avrebbe detto nulla, ma però insomma questo Bologna, una curiosità forse. Sì, forse una curiosità, ma ripeto, andavamo alla ricerca più che altro delle curiosità perché lui era chiuso, cioè non c'era possibilità di... Senta, dottor, prendiamo il documento affitti, anche perché lei non conosceva come... la Procura di Bologna non conosceva il contenuto di quel documento che abbiamo esaminato prima, che adesso vorrei far vedere al test. Documento Artigli. Lo puoi... Abbiamo stampato, Fatto io? No, perché c'è un documento che è datato 15 ottobre 87 e adesso le sottoponiamo questo documento che riguarda una visita dell'avvocato Dean al che è il difensore di Gelli, che noi vediamo anche in questo verbale di interrogatorio. Ecco. Quello che parla identico. C'è un documento, è un documento, lo legga con calma, in cui c'è una sorta di azione ricattatoria che fa Gelli tramite il suo avvocato nei confronti del vertice del Ministero degli Interni, dell'ufficio che era l'erede dell'ufficio affari riservati. Alla fine di questo documento, se lo legga con calma,
è un documento in cui si fa riferimento alla strage di Bologna e si dice in sintesi che Gelli tirerà fuori gli artigli, tutti quelli che gli sono rimasti, quei pochi che gli sono rimasti, e si fa riferimento anche a documenti che erano stati trovati in occasione del suo arresto e al tipo di domande che gli saranno fatti su quei documenti in relazione alla possibilità di tirare fuori gli artigli. Lei quel documento lo conosceva o non era mai stato informato? Mai visto. Ecco, grazie. Sì, possiamo dirlo vicino al microfono. Sì, mai visto questo documento. Se avessi visto questo documento forse e avessi visto questo, probabilmente qualche collegamento l'avrei fatto. Qualche collegamento con questo? Beh, insomma, no, insomma, è evidente, no? È una questione di date anche. Comunque lì c'era chiusura, ripeto, totale. Sì. E che se può servire, io ieri sono andato a rivedermi la mia ordinanza di rinvio a giudizio, benché si tratti di 1800 e rotte pagine, io giurerei che la parola Bologna non c'è mai in queste 1844 pagine. Purtroppo c'era nel frontespizio di quel documento che poi ha tutta una storia. Sicuramente non c'è, se lei guarda il capitolo 19. Sì, sì, no, guardi che ho letto gli atti, anzi sono rimasto ammirato per il lavoro che avete fatto. Senta, dottor Brichetti, quando si faceva un interrogatorio che aveva una base documentale così ampia e si predisponevano i documenti per la redazione del verbale, chi provvedeva materialmente a predisporre questi documenti? E in particolare, se lei ricorda, chi predispose quei documenti che sono allegati a quel verbale di interrogatorio? Allora, io ero quello che si occupava di tenere le fila di tutti i vari settori, diciamo, di questa indagine, e allora avevo e ho ancora un plico così tanto di appunti fatti a mano, perché allora si lavorava così. Poi avevo, però lavoravano al nucleo, tre persone fisse che mi aiutavano ed erano De Luca, allora capitano, Carluccio, forse maresciallo, e De Gennaro, anche lui maresciallo, e poi c'erano altri due o tre brigadieri, ora non ricordo i nomi, Strazzeri, uno, e, insomma, questi erano coloro che si occupavano di fare le relazioni. Cosa significa fare le relazioni? Noi recuperavamo gli atti attraverso rogatorie internazionali. Ad esempio, abbiamo recuperato, ed è stata un po' la svolta di questa indagine, tutti gli atti che erano allegati alla relazione della commissione mista Italo-Vaticana e che erano depositati presso un notaio di Lugano che si chiamava Mensch, in attesa di essere distrutti, con un termine di distruzione molto vicino. Grazie all'aiuto del procuratore pubblico, in quel processo contenitore che dicevo prima, vennero sequestrate queste carte, che poi sono venute in Italia attraverso una rogatoria. Arrivate queste carte, venivano passate, il discorso era questo, passate alla Guardia di Finanza, che in tempi anche abbastanza, non era un lavoro facile, costruiva tutti i collegamenti e poi li sottoponeva al sottoscritto. Quindi io non posso dire chi nel singolo caso abbia come dire, predisposto documentazione, ma io mi basavo soltanto sui lavori finiti. Mi spiego. Arrivavano le carte tutte, prima di fare qualsiasi tipo di interrogatorio, di esame testimoniale o così via, aspettavo che la Guardia di Finanza li riordinasse e mi facesse capire, perché il reticolato di società era vastissimo, anche se ne avevamo individuate in particolare due
entrambe nell'elenco, se non ricordo male, delle società patrocinate da New York, che si chiamavano UTC e Nord Europe. Sono stati grandi serbatoi dei passaggi di denaro a Gelli e Ortolani. Quindi torniamo a quel verbale. Chi riprenda questo prima. No, no, non brucia, ne abbiamo. Ah, ne avete. Sono riusciti a riprodurlo in vari esemplari che abbiamo seminato fra gli avvocati e i magistrati giudicati. Le ripeto, chi predispose questa documentazione, i prospetti allegati al verbale 2 maggio, in cui manca il frontespizio Bologna, manca il titolo del libretto, ecco, questo secondo il suo ricordo. Mi chiede una cosa. Ma fu lei a predisporli? Io? Ah, no, 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 ecco. Sicuramente. Andiamo con ordine. Quindi qualcuno che l'assisteva. Chi l'assisteva in occasione di quel verbale? Allora, De Gennaro era colui che ci assisteva quasi sempre perché era velocissimo a macchina. Questo ve lo posso dire. Ed era di quelli, diciamo, importanti, era il meno graduato, il meno anziano. Sì. Chiedo alla dottoressa Giambaldo se può far vedere il certificato penale alla Corte di De Gennaro Gaetano. Allora, De Gennaro Gaetano presenta un certificato penale di 3 pagine. Sono enumerate numerose condanne che possiamo quantificare. 8 reati di corruzione, un reato di concussione e 11 reati di collusione, che è un reato, mi rivolgo ai giudici popolari, tipico della Guardia di Finanza, è un reato proprio dei militari della Guardia di Finanza, perché la giurisprudenza si capita solo a loro in genere, ma nella casistica giudiziaria l'articolo 3 della legge 1383 del 1941 che sopravvive, è un reato che si commette ai danni dell'amministrazione finanziaria attraverso una condotta fraudolenta, il soggetto attivo è il militare della Guardia di Finanza, in collusione, in accordo con estranei, con soggetti. Il maresciallo Di Gennaro presenta 11 reati di collusione come episodi per i quali è stato condannato. Quindi complessivamente è stato condannato per 20 reati fra corruzione, concussione e collusione. E dal certificato penale, da questo copioso documento, risulta che le condanne risalgono a fatti commessi dal 1988 in poi. Questo è un dato di fatto. La domanda, dottor Brichetti, lei ha mai avuto sospetti nei confronti del maresciallo De Gennaro Gaetano che presenta questo curriculum? Finché ha lavorato con noi, no. Dopo è andato via, forse è stato il primo ad andarsene a fare, passatemi l'espressione, il lavoro normale della Guardia di Finanza, del nucleo in particolare, cioè le verifiche. E credo che i fatti in questione nascano da lì. Io non conoscevo questo numero di fatti, però ricordo che all'epoca, chiamiamola di Mani Pulite, cioè nel 90 o giù di lì, venni a sapere che De Gennaro era stato, non so se indagato o addirittura arrestato, non lo so, a Milano. Ok. Ovviamente non c'è una condanna su questo verbale, su questa vicenda. No, è perché l'abbiamo scoperto noi. Sì, sì. Diciamo era pacifico, insomma, per evitare. Noi anzi abbiamo chiesto se tra i documenti che dobbiamo produrre
c'è la richiesta di archiviazione nei confronti del De Gennaro e di un altro ufficiale di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza, che aveva peraltro una posizione molto più depilata, reati di favoreggiamento falso ideologico in relazione a quattro episodi in cui il principale protagonista è il De Gennaro, poi c'è un ufficiale che aveva una posizione più depilata. Quando abbiamo rilevato queste anomalie, noi non potevamo interrogarli come testimoni e quindi abbiamo emesso un invito a comparire per questi che erano ampiamente prescritti, indicando nell'invito che c'era, i reati erano coperti da prescrizione e che potevano rinunciare alla prescrizione e che comunque dovevano essere sentiti da noi con presenza di un difensore. Abbiamo proceduto all'interrogatorio, entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Però in privato hanno commentato ricordo la Corte è oggetto di perizia trascrittiva il contenuto di alcuni dialoghi. Sono questi qua, ho capito. Questa è la situazione che mi permetto. Allora, siamo quindi, facciamo un passo indietro, dottor Brichetti, e le chiedo se... le faccio vedere questo documento, le facciamo vedere che è un documento che ha numerosissimi allegati che noi non abbiamo prodotto perché gli allegati di questo documento sono verbali di dichiarazione. È il documento numero 10 della nostra lista che ci accingiamo a produrre dopo l'audizione del dottor Brichetti. È un documento in cui c'è una comunicazione della Procura della Repubblica di Bologna all'ufficio istruttore di Milano, quindi dialogano i magistrati della strage con i magistrati del carattere Banco Ambrosiano. Il documento è datato 11 giugno 85 e c'è questa interlocuzione fra la Procura della Repubblica di Bologna e l'ufficio istruzione di Milano, ovviamente sono tutti e due interessati a Licio Gelli, e la Procura della Repubblica di Bologna invia numerosi verbali. Noi indichiamo i soggetti che sono i protagonisti di questi verbali, ma siccome sono verbali di dichiarazioni non li abbiamo allegati, però alleghiamo la missiva. Allora, questa è la domanda, dottor Brichetti. Noi vediamo che c'è un'interlocuzione fra l'ufficio istruzione di Milano e la Procura di Bologna. E quindi si parla di Gelli. Quindi, a prescindere da questa missiva e dagli allegati, le chiedo, vi erano stati contatti da all'epoca, cioè dal 1985, dal giugno 85, con i magistrati della Procura della Repubblica di Bologna, colloqui telefonici, visite, incontri, telefonate, o i contatti si limitarono solo a quella missiva? Guardi, io direi, non da parte mia, di sicuro io non ricordo di avere scambiato corrispondenza con la Procura di Bologna o incontrato procuratori di Bologna. Io non lo ricordo. Vi dirò che l'indagine era vastissima, quindi c'erano, contatti di tutti i tipi, ecco, non soltanto con Bologna, con Roma, con Trieste, con un sacco di altre autorità che procedevano per qualche vicenda particolare. Io non ricordo neanche di avere visto questa carta, francamente, però può darsi che l'abbia vista. Documento che l'abbiamo mostrato per la verbalizzazione. Era dottor Brichetti, soltanto che se fosse viene fuori questa cosa non si capisce a cosa si fa riferimento. Questo documento, sì, questo documento indirizzato al giudice istruttore dottor Pizzi, datato 11 giugno 85, dove si dice trasmetto 165 bis, cos'era all'epoca, non ricordo, l'allegata documentazione. Quindi era in istruzione sommaria il processo di Bologna, evidentemente. Scusa, c'era una formale istruzione, evidentemente l'interlocuzione è stata attivata dalla Procura della Repubblica. E i processi sono stati paralleli perché
Se mi consente il Presidente di ricordare questa osservazione che fa il se mi consente di osservare che il 2 maggio 1988 è la data del primo interrogatorio di Licio Gelli, 2-3 maggio, e in quel maggio dell'88 il processo per la strage di Bologna si avvia quasi a conclusione dibattimentale, perché la sentenza, la famosa sentenza Albiani, verrà emessa 2 mesi dopo, nel luglio dell'88. Quindi si parla molto in quel periodo sia del tratto del Banco Ambrosiano, ma sia della strage di Bologna. Comunque questa lettera presupporrebbe una richiesta di Milano, insomma. Ecco, io la domanda mia è capire se dietro quella l'arido linguaggio di quella missiva c'è stata una serie di o ci sono stati dei contatti, delle intese. Noi stessi dobbiamo dire, all'inizio dell'istruttoria andammo a parlare con il dottor Brichetti, che molto gentilmente e generosamente ci spiegò l'architettura del processo del Banco Ambrosiano, quindi la lettura delle sentenze ci è stata molto facilitata dalle indicazioni che ci ha dato il dottor Brichetti. Quindi fra uffici si usa dialogare, il dialogo è fondamentale se ci sono. Ecco, la richiesta è se ricordava personalmente di aver avuto dei contatti con magistrati di Bologna e se ricordava in particolare se questi contatti avvennero nell'imminenza dell'estradizione di Gelli, cioè nell'ultimo periodo 87-88. Ecco questo. No, direi di no. Okay. Grazie, io non ho altre domande da fare al dottor Brichetti. Bene. Buongiorno dottor Lambozzetta. Vuole spiegare alla Corte chi è, cosa fa adesso e che ruolo svolgeva a Treviso nel 1981? Che cosa faceva a Treviso nel 1981? Ero sostituto procuratore alla Repubblica di Treviso. E attualmente sono in pensione. E chi c'era con lei alla Procura della Repubblica? Ricorda quell'anno chi erano i suoi colleghi alla Procura della Repubblica? Il procuratore era il dottor Palminteri. Palminteri? Poi c'era un sostituto che adesso non mi ricordo chi fosse, se fosse Candiani o Carcano, non mi ricordo. C'era Domenico Carcano come sostituto procuratore, glielo dico io, va bene, nel caso facciamo una domanda dopo. Senta, noi dobbiamo sentirla in relazione a un processo che si è svolto a Treviso con prima udienza in data 12 ottobre 1981. Il processo era contro vari imputati, fra questi c'erano Giuseppe Valerio Fioravanti e Gilberto Gavardini. Erano imputati, tra l'altro, di una rapina con sequestro di persona di un orefice. Era lei il pubblico ministero di udienza? Certo, sì. L'audizione sua, oggi come del resto è venuto in istruttoria, nasce da un'intervista che il collega Stiz, può dire chi era il giudice Stiz a Treviso, cosa aveva fatto? È una parentesi alla Corte? Il giudice Stiz era quello della strage di Piazza Fontana, che aveva scoperto almeno le indicazioni di massima su quelli che potevano essere gli autori. Si era occupato di terrorismo nero proprio svolgendo la funzione di magistrato a Treviso. Era giudice istruttore a Treviso. Sì. Giudice istruttore. Allora, la sua audizione nasce da questa intervista che diede il dottor Stiz a un giornalista che poi ne ha fatto oggetto di un passo di un suo libro. Il giornalista è Gian Battista Barbacetto. In un passo di questo libro si riporta questa frase riferita, ripeto, da il
dottor Stizza al dottor Barbacetto in relazione a quel processo del 12 ottobre 81. Secondo il racconto del dottor Stizza, fu pronunciata questa frase: lo sa il giudice Stitz che è stato obiettivo di un attentato progettato dal mio patrocinato? Questa sarebbe la frase. La risposta: lo so, avvocato, lo so. Chi sta parlando è uno degli avvocati di Giuseppe Valerio Fioravanti e dice questa frase, secondo il racconto che fa Barbacetto dell'intervista di Stitz, rivolto al giudice Stitz. Allora, io le chiedo, dottor Labozzetta, sentì lei questa frase, sentì che l'avvocato di Fioravanti informava Stitz di questo fatto e può riferire alla Corte cosa ricorda di quel processo, di quell'udienza in particolare? Dunque, sentì la frase, ma mi venne in mente soltanto dopo che mi fu ricordato dal procuratore quando sono stato sentito durante l'istruttoria. Questa istruttoria, sì, possiamo, sì. Per conoscenza della Corte, possiamo dire che ho davanti il verbale, il dottor Labozzetta è stato sentito in Procura Generale in data 16 maggio 2018, ore 11.45. Ecco, in quell'occasione mi fu fatto presente questa circostanza e poi ripensando mi ricordai esattamente di quello che era successo durante quell'udienza. L'udienza si era svolta in forma interlocutoria, nel senso che a un certo punto si chiuse per una mancata notifica ad uno degli imputati. E quando il verbale era già stato chiuso, sentì questa frase dire da uno degli avvocati di Fioravanti, rivolta al giudice Stizzini, che mi pare presiedeva quel collegio, che appunto lo stesso era stato oggetto di un proposito, un progetto di attentato e che era opportuno che prendesse le sue decisioni. Senta, a questo punto io devo ricordare che nel corso dell'esame del 16 maggio lei era stato più impreciso. Lei disse testualmente: leggendo l'articolo di Barbacetto mi pare di ricordare che l'avvocato difensore abbia riferito del progetto di attentato. Non saprei dire in quale precisa circostanza, ossia se durante una pausa dell'udienza, ovvero al termine della stessa. Questo è quello che lei ci ha riferito l'altra volta. Comunque era fuori udienza, perché non c'era bisogno di verbalizzarla in nessun modo. Ok. E quindi io ne presi atto, naturalmente informai il mio capo, che all'epoca era il dottor Palminteri, riferendo questa circostanza in maniera che si prendessero le opportune decisioni in relazione a questa vicenda. E il dottor Palminteri mi disse che erano già al corrente, che era già stato informato il dottor Stitz di questa rivelazione che era stata fatta da un detenuto e che quindi la questione era già sotto controllo, sotto attenzione da parte delle autorità competenti. Sì. Io quindi mi astengo da fare questa decisione. Abbiamo sentito, si sapeva il progetto, ma non si sapeva chi aveva in particolare fatto questo progetto. Senta, quale fu il comportamento di Giuseppe Valerio Fioravanti in quel processo? Beh, adesso mi ricordo vagamente il suo atteggiamento, cioè, sembrava che la cosa lo riguardasse un poco e dava l'impressione di essere su un set cinematografico, cioè era molto rilassato, molto assente, diciamo così, in relazione a quello che avveniva. Questa è la cosa
l'impressione che ricordo di quel momento. Senta, quando l'abbiamo ascoltata l'altra volta, lei disse, Fioravanti si muoveva in aula con fare sprezzante, facendo il galletto, virgolettato, questa è la sua espressione. No, facendo, cioè dava l'impressione, come dicevo, di essere disinteressato, come se la cosa non lo riguardasse. Senta, il processo fu rinviato a nuovo ruolo per una questione di notifica, come lei ha ricordato poco prima, e la successiva udienza avvenne in data 8 febbraio 1982. Nel collegio non c'era più il dottor Stiz, ma c'era l'avvocato, il dottor Toppan, che tra l'altro era un civilista. Lei che ricordo ha in merito a questo avvicendamento? Esce Stiz, entra Toppan e ha avuto occasione di parlare col diretto interessato, col dottor Stiz, di questo avvicendamento nel collegio? No, no, la cosa non destò particolare attenzione, anche perché il dottor Stiz era persona molto riservata e quindi faceva fatica a comunicare i suoi sentimenti. D'altra parte era stato già sottoposto a attenta vigilanza da parte degli organi di polizia e quindi non mi meravigliai di vedere che fosse cambiata la composizione del collegio. Ho capito. Senta, lei in occasione dello scorso verbale ha parlato anche dell'esperienza, oltre che della personalità di Stiz come l'ha descritta oggi, anche del fatto che era stato toccato da un'esperienza molto drammatica che riguardava in particolare sua moglie, in relazione proprio allo stress e alle vicende che aveva subito per aver istruito il processo di Piazza Fontana. Può riferire alla Corte quale fu la vicenda drammatica del dottor Stiz che colpì la moglie? Sì, credo che la moglie, per effetto della situazione che si era creata, fu colpita da un ictus e quindi seppur lo abbia superato, era, diciamo così, in una situazione di meno emozione fisica e psichica, e quindi tutto questo aveva influito su tutta la famiglia, che si era naturalmente adeguata a queste condizioni di dover seguire la propria congiunta in queste condizioni. Sì, grazie. Senta, un'altra domanda. Questo processo a carico del gruppo di estremisti di destra che erano accusati di aver compiuto un sequestro di persona e una rapina ai danni di un orefice, per la città di Treviso, per l'ambiente giudiziario di Treviso, era un processo di particolare rilievo oppure era un processo come tanti? No, era un processo particolare perché destò particolare attenzione alle modalità attraverso le quali fu realizzato il delitto, nel senso che furono sequestrati in casa i familiari della persona, del titolare dell'oreficeria, fu prelevato questo e di notte, mi pare che sia successo di notte, fu accompagnato presso l'oreficeria dove fu fatto aprire il negozio e la cassaforte, e lì furono asportati vari materiali. Quindi si determinò una situazione particolarmente allarmante da questo punto di vista, perché era la prima volta che si verificava un episodio di criminalità di questo tipo. Senta, l'ultima domanda che si riallaccia alla prima. Abbiamo parlato del dottor Domenico Carcano, che prestava servizio in quel tempo come giovane magistrato alla Procura della Repubblica di Treviso. Che lei ricordi, lei risulta che il dottor Carcano abbia assistito a una parte dell'udienza, sia venuto giù mentre si svolgeva questo processo, che lei ricordi? Era lei il pubblico ministero d'udienza?
Ho avuto occasione, adesso che gli ho fatto il nome di Carcano, ho avuto l'occasione di scambiare qualche opinione con lui in merito a questi fatti. No, non l'ho più visto da quell'epoca e non ho avuto più modo di parlare, neanche sapevo che fosse venuto o abbia avuto una parte in questa vicenda, insomma, quindi... Ok, era lei il PM d'udienza? Ero io PM d'udienza, sì. La ringrazio, dottor Labozzetta, è finito. Nessuna domanda? Durante quel processo questi imputati facevano professione delle loro idee politiche o era ignota il loro trascorso? No, non fu mai fatto riferimento all'attività politica. Si è svolto come un normale processo per una rapina, ma sapeva che erano membri di associazioni, gruppi? Sì, beh, era noto perché i giornali ne avevano parlato ampiamente, si sapeva di Fioravanti e Cavallini come appartenenti a un gruppo estremistico. Dissero qualcosa nel corso dell'udienza che... guardante questo che legame. Io ricordi, no, non si fece nessun riferimento. Va bene, d'accordo. Prendo spunto dalla domanda del Presidente, se posso collegarmi. Sì, io ho davanti il verbale dell'udienza, Presidente. Abbiamo prodotto l'udienza del 28 aprile, ci sono vibranti interventi sia personali che dei difensori in relazione a questo procedimento. Se volete do lettura l'imputato Fioravanti Valerio chiede la parola dicendo: chiedo che mi venga riconosciuto il diritto all'autodifesa, io sono senza difensore e ne aveva due. L'avvocato Farolfi, difensore di Fioravanti Valerio, propone una serie di eccezioni tra le quali lamenta che non è stato possibile predisporre una seria linea di difesa, lamenta la violazione del diritto di difesa e chiede il trasferimento del procedimento in altra sede dove Fioravanti era imputato per altri più gravi reati. La stessa cosa fa l'avvocato Campion, che difendeva Cavallini Gilberto, in cui si chiedono il trasferimento del procedimento in altra sede data la natura e l'appartenenza degli imputati a associazioni per le quali era in corso procedimento sia a Roma che in altre sedi d'Italia. Quindi probabilmente se il dottor Labozzetta, a distanza di molti anni, fa un po' fatica a ricordare, ma tutto questo è dei verbali molto, molto combattuto, molto tormentato, in cui gli imputati... Sì, ma erano schermaglie difensive, cioè io, adesso che mi viene ricordato, le ho interpretate come un modo di dilatare i tempi del processo, insomma, era come sfondo, diciamo, la loro appartenenza, che peraltro era nota a un gruppo terroristico, però non si fece espresso riferimento a questo, insomma. Va bene. Nessun'altra domanda? Va bene, grazie dottor Labozzetta. Perfetto.